Bentornati, bentornati sul canale, bentornati. Insomma, adesso è un Inter che straripa, un Inter che deborda, un Inter che a quanto pare... stiamo la dritta in qualche modo. È un Inter che, che piace a tutti. E forse forse questo è un piccolo uno dei piccoli miracoli di, di inzaghi e di, tutta, e di tutto il club nerazzurro aver convinto aver convinto anche gli scettici quasi for, forse fosse un un film di fantascienza no oppure mi torna in mente lo squalo lo squalo lo squalo 2 quando lo, lo sceriffo va a, a, a dialogare, porta, porta le, le foto, le immagini appena sviluppate al, al consiglio comunale di Emiti e, e gli mostra la sagoma dello squalo. E ci sono tutto quel consesso di transiani incompetenti cosa sono? io non vedo niente ma sono alghe e lui dice siete impazziti ma non vedete questo è il muso, l'occhio e lo squalo no? e poi si riuniscono e lo licenziano e invece Inzaghi sembra finalmente aver convinto tutti effettivamente quello era il muso di uno squalo bianco effettivamente inter è forte è talmente forte che cominciano tutti quanti a non poter più negare l'evidenza. Ed è il caso di due grandi ex allenatori del Milan, nonché due, possiamo dirlo, ex detrattori dell'Inter, tra scaramanzie e... e cecità varie. Ad esempio, vi vado a leggere quello che dice Oggi Sacchi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale parla in realtà del Milan, ma è inevitabile il paragone, il paragone con l'Inter. Allora, uh, intanto Sacchi dice che il giudizio sul Milan è sospeso, il campionato è stato negativo. Non perché sarà l'Inter a, a vincere, ma perché i rossoneri non sono mai stati in lotta per lo scudetto. E anche l'uscita dalla Champions nei gironi dopo la semifinale dello scorso anno pesa nelle valutazioni. E eh, meno male. Così come l'eliminazione in Coppa Italia, che è quello che vi ho sempre detto io. Cioè, analizziamo tutto. Europa League è ancora possibile, però di fatto il Milan, nelle competizioni nelle quali era inserita a inizio stagione, ha fallito. A meno di una clamorosa rimonta in campionato per lo scudetto. Ha fallito la Coppa Italia, ha fallito la Champions League, ha fallito. Sta fallendo. Diciamo, sta fallendo lo scudetto. Il Milan deve arrivare secondo, e poi riuscirci perché ha più qualità complessiva della Juve e andare in fondo in Europa League. Altrimenti, il bilancio non sarà buono. Secondo me, anche se arriva seconda, ma di fatto non essendo mai stata in lotta per lo scudetto, continuando così le cose, chiaramente. E... Sì, certo, un trionfo in Europa League potrebbe salvare la stagione, ma devi sempre ricordare che in Europa League ci arrivi. Da retrocessa della Champions, quindi come quando fu per Conte. No, lo, lo dicemmo almeno io lo dissi. Sì, magari puoi vincere Europa League, e poi lì, in realtà, poi l'Inter perse la finale col Siviglia, ma ci vai da retrocessa alla Champions, quindi resta comunque una macchia. E poi dice: Come si può ridurre il gap dall'Inter? Dice, con la forza delle idee, l'Inter sta giocando un calcio spettacolare, moderno europeo trovatemi il tecnico che ha aggiustato la tv ad Enrico Sacchi perché deve essere uno veramente bravo e poi dice e non è giusto criticare Milan e Juve perché non riescono a tenere il passo dei nerazzurri io l'anno scorso ho criticato comunque l'Inter disse l'Inter può arrivare anche seconda ci sono i video a parlare per me non è che ve lo sto dicendo adesso l'Inter adesso può anche arrivare seconda fare una grande rimonta, poi la rimonta ci fu, non arrivò seconda l'Inter, ma comunque fece un, un ottimo fine campionato, ma per me resta un campionato fallimentare, ma non perché non vinci, perché non competi. Se non competi dal secondo al quarto posto, dolcino Champions, per carità, fondamentale, ma per le casse, ma a livello sportivo se non competi proprio nemmeno una settimana, insomma. Cioè il Milan si è perso dopo il Dopo la giocata di volley di, di Pulisic a, a Genova, voglio dire, con quella maglia girata di, di Giroud con 16, che adesso è diventato meno 16, no? Eh. Però bisogna saper leggere le situazioni e operare di conseguenza. Il Milan dovrà prendere i giocatori funzionali al prezzo giusto, ma per farlo serve competenza in chi decide, quindi nei dirigenti. E insomma, anche Arrigo Sacchi è salito sul famigerato carro. Con enorme ritardo, ma chi l'avrebbe mai detto? Eh? E invece è riuscito a convincere il buon Simone Inzaghi, con tutto ovviamente, lo stuolo di tecnici, con tutti i giocatori, lo staff, eccetera, eccetera. È riuscito per brevità, diciamo, Inzaghi. Inzaghi è riuscito a convincere Purizzanti ed è riuscito a convincere, a quanto pare, stavolta, credo senza scaramanzie, perfino il buon Fabio Capello, uno che non è mai stato tenero storicamente. Con l'Inter, ha sempre visto come il nemico giurato, allenato Tra realtà pure quella Juve, voglio dire. Quindi, eh, eh, mi pare evidente, ecco per esempio. Capello cosa dice oggi? Dice: Credo che il percorso di questa Inter straordinaria sia partito alla fine della scorsa stagione, nella finale di Champions League. Istanbul, perso 1-0 contro il Manchester City. Quel 10 giugno, la squadra di Simone Inzaghi ha capito di essere forte. Ora, anche qui, sì, la finale. Sicuramente gli ha dato qualcosa in più, anche i giocatori continuano a ripetere quella data cerchiata in rosso, eccetera, eccetera. Ma bisogna dire una cosa, bisogna dire che l'Inter, la, la rinascita dell'Inter parte da, da dietro, non è che inizia da quella partita là, non è che fino a quella partita là Inzaghi era uno sprovveduto e in improvvisamente c'è la, la rivelazione sulla strada di Istanbul, non è così. Cioè, L'Inter comunque arri arriva in finale dopo una semifinale in cui... Vendica le roderbe di vent'anni prima, in maniera totale, dopo dieci minuti del dell'andata, dell era già 2 0, e fa fuori il Benfica, fin... cioè fa tutto un percorso e ha fatto fuori il Barcellona, perché in tanti fanno finta di non ricordarlo, no, ma l'Inter fa fuori il Barcellona di fatto. Cioè, L'Inter magari non ha affrontato il Barcellona tra quarti e ottavi e semi, ma l'ha affrontato prima. Quindi a scalare il percorso dell'Inter è stato, devo dire decente quantomeno, no? Ecco. Quindi anche qui, sì, quella partita forse è poi la consacrazione, ma c'è tutto un lavoro prima, c'è anche il primo anno di Inzaghi che non va dimenticato. Il primo anno di Inzaghi, ragazzi, si fa troppo presto a dimenticarlo. Ma vabbè, andiamo a un altro discorso. Perché dice? Perché il secondo tempo giocato con quell'intensità e quella qualità, mettendo in difficoltà una corazzata come la Squadra di Peppa Guardia, l'ha dato consapevolezza a tutti, all'allenatore e ai giocatori, a quelli che c'erano già ma anche a quelli che sarebbero arrivati in estate. C'è stata infatti la forza e la capacità di passare questa mentalità ai vari Sommer, Thuram, Pavaro, Frattesi, Arnautovic. Siete arrivati in una squadra che non teme nessuno, in Italia come in Europa. E quindi, evidentemente, Capello pensa veramente che. Questa sia un Inter, non penso adesso ci sia della scaramanzia. No? Eh, è un Inter, insomma, eh, protagonista sia in Italia che in Europa, secondo me. E poi c'è un, un passaggio che sottolinea: tutto passa per la testa, un errore da questo punto di vista, cioè l'esaltazione eccessiva potrebbe avere conseguenze pesantissime. Alcuni segnali però mi rasserenano, dice Capello. Quali segnali? Quelli, ad esempio, con riferimento alle parole di Frattesi, la calzata dello sport, che parla di accettazione della banchina, volontà di crescita, nessuna, nessuna polemica e, 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 e soprattutto l'obiettivo di continuare a imparare, a migliorare, di, alle spalle di gente che eh, sta rendendo tantissimo. Questi sarebbero i segnali. E secondo lui, a parte Real Madrid e Manchester City, e forse il passenger man, l'Inter, comunque lì tra le protagoniste. Lui dice: Anzi, finalmente in Serie A posso ammirare una squadra che gioca e vince come piace a me, verticale di movimento veloce. L'Inter non cerca di copiare il dominio basato sul possesso. Palla che impone il sito di Guardiola. Un modello piuttosto statico che comunque nell'Azzurri azzurri compierebbe lo male, dato che hanno qualità diverse. Inzaghi è stato bravo a prendere questo indirizzo tattico e a lavorarci con convinzione. Quindi improvvisamente tutto o quasi. Il mondo calcistico si accorge dell'Inter di Inzaghi, ci sarebbe bene qua un bel ve l'avevo detto, oppure è eh, mo è facile, ma è tanto facile, è perché è proprio sotto gli occhi di tutti. E allora mi torna in mente. Lo sceriffo Emiti che va dal consesso di vecchiacci, burocrati e incompetenti, e gli dice: guardate che questa è, è il muso dello squalo. Ma non lo vedete. È l'occhio dello squalo. Ma, ma che cosa sono? Ma io non vedo niente. Ma sono alghe. Un saluto.